Ed eccoci in studio, e stavolta il nostro cantante è qui davanti a noi. Ciao Andrea. Ciao ragazzi. Andrea, tu che sei uscito fresco fresco da The Voice. Eh sì. Vabbè, fresco, ormai fresco. È passato un mesetto, no, di più. No, il 15 maggio, sì, 2-3 mesetti, insomma, un po'. Non è passato un mesetto, Un pochino. Però vabbè, pochino. È passato poco, sei ancora sei rintontito da... Ancora sì, abbastanza stordito, però va bene, va bene. Che parlaci un po' di questo The Voice, che tu poi, come dicevo prima, stavi con la Leonessa. Ah, io stavo con la Leonessa. Grandissima, stavo... Noemi, salutiamola. Salutiamo Noemi, assolutamente. E gran bella squadra, gran belle persone, un ambiente professionale dove ti indirizzano per fare bene le cose. E poi sono capitato con un coach, veramente un fior fior di coach, con i contro con i contro non si sa cosa, con i controfiori. No, bene, insomma, grande professionista, grande artista, e siamo stati seguiti in maniera ottimale, quindi diciamo, una bella esperienza. Adesso i semi devono fiorire, no? Infatti l'hanno detto anche parecchi questa cosa, soprattutto di Noemi, che è una che segue molto. Sì, assolutamente. Segue molto tutti quanti, tutti e 16. È una musicista, e prima di essere una musicista, soprattutto, a parte che è coetanea, quindi insomma abbiamo molte cose in comune. Sì, è giovane Noemi, sì, infatti sì, all'inizio era stata criticata per questo, ma poi si è fatta valere. Assolutamente. È Leonessa. Ogni anno, la chiamano Leonessa. Ma poi, come stavamo dicendo prima, cioè lei ti parla a un certo punto. Canta così. Sì, sì, e quando canta tu rimani in ascolto, aperta. A bocca aperta, perché insomma ha un dono abbastanza particolare. Però torniamo a te, torniamo al tuo di blues. E quindi senti una cosa: a The Voice, alle blind, come ti sono sembrate queste blind? Allora, queste blind mi sono sembrate emozionanti, innanzitutto, perché comunque sia anche lì è un impatto notevole. Diciamo, un impatto, la prima volta per me è stato un impatto televisivo, quindi in realtà è stata un'atmosfera piuttosto tesa all'inizio. Però poi mi sono seduto, mi sono aggiustato il microfono e ho aspettato quei 5-6 secondi per respirare, e poi ho cominciato a cantare uno dei brani che mi hanno colpito di più, che appunto era Skinny Love. E via verso la blind, quindi, che e poi verso è la andata blind. Benissimo. È andata bene. Team Noemi. Non si sono lamentati, è andata però bene. Però io vorrei tornare ancora più indietro. Dimmi tutto. Ovvero alla presentazione, tu hai parlato di una cosa, parlavi degli Indaco, dei bambini Indaco. Che adesso sono adulti poi, sì, in crescono, tutti crescono. Di questi bambini, questa famosa generazione degli Indaco degli anni 80, 70-80. Sì, 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 sì. Vorrei entrare un po' di più in argomento e vorrei che me ne parlassi. Come no? Tu, visto che sei... Come no? Più... Certo, mi toccherà riassumere perché l'argomento è abbastanza vasto. Sì, certo. Diciamo che gli Indaco, il termine Indaco si riferisce più che altro a un colore, che sarebbe il colore dell'aura. L'aura è un qualcosa che è intorno a noi e che emana dalla nostra energia vitale, quindi parliamo, diciamo, affrontiamo un po' un lato quasi metafisico. E in realtà il lato metafisico per la musica per me è molto importante. Diciamo, questi bambini Indaco hanno una particolare energia, nel senso che riescono a concentrarsi magari su una cosa sola invece che su più cose. Infatti sono stati anche diagnosticati dei disturbi dell'attenzione, delle particolari sindromi che non sto qua a dire, rispetto chiaramente magari a un metodo scolastico, perché questi bambini hanno per esempio dei problemi di concentrazione, ma riguardo all'arte, che è una delle materie più versatili, dove una persona si può esprimere più versatili meglio, più personali, e più personali, esatto, più originali, appunto questi bambini Indaco riescono a cogliere la loro parte artistica e poi la esprimono in qualsiasi maniera, che può essere la musica, il canto, la pittura, la scultura, ballo, insomma qualsiasi forma artistica, esatto, che permette di esprimersi. E soprattutto io direi forma artistica e di comunicazione. E soprattutto perché i bambini Indaco, tra virgolette anche io, abbiamo dei canali, alcuni canali chiusi di comunicazione, magari ci isoliamo, siamo le persone che sono in un angolo di una stanza e osservano gli altri, però nella stessa maniera magari hanno un canale solo con cui esprimersi, e in quel canale danno tutto, e quindi cercano di appunto coinvolgere, perché i bambini Indaco fondamentalmente stanno soli, quindi è, diciamo, parliamo di sistema, questo sistema che chiaramente per loro è abbastanza coercitivo, è abbastanza chiuso, danno una visione coatta dell'essere umano, e loro chiaramente, avendo delle difficoltà di comunicazione, riescono a esprimersi in pochissime maniere, tra cui appunto la musica. Saranno anche pochissime maniere, ma secondo me sono le più grandi, quelle sì, più poi impatto, pochissime di numero, ma poi sono coinvolgenti. Io difendo la parte artistica. Che poi io prima ci stavo pensando, un Indaco che io ho letto, cioè anche la sua lettera prima di morire è una delle mie preferite, che me la rileggo ogni anno. Fantastico. Kurt Cobain, che lui infatti finisce la sua lettera a Bodda, che non è Buddha, a Bodda,
dove termina con Love, Peace and Empathy. Sì, che poi in realtà sono le, diciamo, le chiavi, le parole fondamentali per una convivenza pacifica, che sono appunto empatia, love, amore, pace. Insomma, tutti dobbiamo convivere in una maniera o nell'altra con gli altri, quindi dobbiamo riuscire a creare questa sorta di armonia. Kurt Cobain probabilmente era un indaco, perché comunque sia ha avuto un impatto notevole lui stesso come persona nei confronti di un sistema circostante, e purtroppo ha... Hai già visto il film, quello uscito? Lo devo vedere. Da indaco io purtroppo metabolizzo le informazioni e poi le rielaboro, quindi piano piano, diciamo, vedilo, perché io ho letto la recensione e è un film dove ti spiega tutta la vita che fino ad oggi l'hanno fatto passare, come dicevi tu prima, per un pazzo. Sì, cioè certo. Sembrava che lui fosse il pazzo che si era ucciso, invece in realtà c'è una vita di sofferenze e di sacrifici. Certo. A livello scolastico, a livello familiare, a livello di tutto. Purtroppo quindi, ci sono delle condizioni. E io difficili. Ne approfitterei, come dico sempre, non giudichiamo all'apparenza le persone, prima bisogna conoscerle. E quella è la cosa importante. Ma io mi permetterei anche di citare una frase: non puoi giudicare la vita degli altri perché non sai nulla della vita degli altri. Esatto. Radio Freccia. Usiamo. Quindi vabbè, l'hai detta tu così, io volevo dire un'altra cosa ma non la dico perché è troppo sputtanata su Facebook. C'è la censura. Beep. Scusate per questo mio termine. E niente, comunque diciamo, io ascolterei sempre un po' di musica, quella praticamente tutta la playlist che abbiamo ascoltato fino ad oggi. Stiamo facendo un summit di tutta questa stagione, però vi dico, Andrea ha in mano una chitarra. Quindi io ho in mano una chitarra, ragazzi. Quello che succederà tra poco non lo so nemmeno io.
a volerlo, ma ora sei qui. Makes me think perhaps I need a drink.